avevate sconfitto i supermutanti nel parcheggio e adesso siete arrivati davanti a quella che è la porta per accedere alla palazzina. C'è il grosso logo dell'elmo crestato dell'Enea, che era uno dei gruppi di potere del vecchio mondo. Ma noi sappiamo qual è il nome di questa, sì, cioè l'Enea è il nome più scritto puntato, è scritto Sì, con è un scritto zero, puntato. ma quindi noi sappiamo che significa? Conoscenze del vecchio mondo. Ci conoscenzi. E poi gli chiediamo i soldi a Ma, beh, quelli di Foundry. mi complimento. Vorrei dire che il prossimo quartetto farò schifo più di misericordia. Allora, sono sicuro che superi CD20 con un 19. L'ente nazionale per l'energia atomica Ah, era una ok. corporazione controllata dal governo italiano prima della Grande Guerra. Ci sono sedi sparse ovunque, gestiva un'intricata rete di piccoli reattori nucleari che servivano a dare energia alle zone. Qua siete in una zona che ai tempi del vecchio mondo era periferica, quindi il reattore è relativamente piccino e anche il palazzo che lo controlla è relativamente piccino. Quindi noi a conti fatti siamo una centrale nucleare. Vogliamo entrare? E io E controllerei invece la in questo porta. edificio vediamo finestre o altro, Al oltre alla piano porta che stiamo terra vedendo. non ci sono finestre. Al primo piano sembra esserci un grosso finestrone e vedete anche qualche luce all'interno. Potrebbero esserci altri amici, eh? Io però controllerei la porta se c'è un allarme anche rozzo, perché trappole non penso che ci siano, però fidarsi bene, non fidarsi, campi un altro giorno. Va bene, vai pure. Allora, devo farti la prova di Dopodiché percezione, dico, no, giusto, aspetta, c'è Master? una cosa importante che avrei dovuto fare prima di tutto questo. Cioè? E fermo la mano del donne prima che lui possa aprirla. Che devi Posa a fare? terra il mio zaino, mi sbottono la mia camicia blu. E mentre inizio a sbottonarla, gli dico, questo probabilmente farà più male a voi che a me. Lascio cadere la mia camicetta blu, restando solo in canottiere, scoprendo che in realtà indosso una pancera per nascondere il mio enorme panzone. Ah! Problema. Colpo per Paparino. Ah, pronto, mi rimetto la camicia. Non ho capito, cioè ti sei tolto la pancera? No, me la sono stretta. Ah, ok, posso? Fermo, ha fatto più male a noi che a te. Sì, ribrezzo effettivamente. L'importante è che questa buzza ci salvi le chiacchiere. Perfetto, quindi io faccio questo e apro e faccio una prova di cercare trappole. Vada. Bello, mi è piaciuta sta cosa. Non ti sembrano esserci trappole, ma la porta è chiusa. Ok, che tipo di serratura? C'ha un grosso lucchetto all'antica e chiusa Grosso proprio con la chiavarda? lucchetto, una catena con un grosso lucchetto. Così a naso non mi sembra che il lucchetto sia collegato a niente, giusto? No, è un Ok. catenaccio da bicicletta con un grosso lucchetto. Io faccio cenno a tutti di preparare le armi da fuoco perché non si sa mai. Ovviamente io le mie armi sono infoderate perché mi servono le mani libere, non posso farlo col naso. Scassinare sarebbe rapidità di mano? Sarebbe rapidità di mano, tecnicamente puoi anche prendere 10 o prendere 20, Ah, se mi posso non prendere 10, sei. io non, vado tranquillo e faccio il mio 25. La porta si apre, grossa stanza, Sì. in fondo alla stanza c'è un bancone, E dietro il banco sembra ci siano degli scaffali. c'è un piano di lavoro, dietro ci sono delle specie di alcove, una serie di terminali per computer, uno dei quali sembra essere ancora acceso. Allora, io faccio cenno a loro di aspettare a entrare. Le luci sono accese, giusto? Sono Il scondute. terminale è acceso, ma le luci non, cioè, Sono. il lampadario è per terra in questo Ok, quindi io momento, volendo posso nascondermi e strisciare lungo la parete a sinistra della porta. quindi. Sì, cioè, hai Ok, occultamento perché sei in penombra. allora faccio la mia prova di nascondermi. E mi muovo, conto come se facessi un singolo movimento, giusto, Master? Sì, 14 per un Ok, totale di donne si è giocato tutti i dadi fuori 27. per oggi. Questo è il mio movimento. E io tiro fuori la pistola. Io faccio. Arrivo fino al limite del bancone, alle brutte, e poi faccio segnare già nella stessa porta di poter entrare. Dai, sì, Aspetta, adesso che ti avvicini al bancone senti lo scrocchiare tipico di qualche tipo di insetto. posso fare una prova di percezione per vedere dove E di viene? questi rumori è consapevole solo lui. Solo lui è abbastanza vicino, però sì, puoi fare una prova di percezione.
in mezzo al box centrale. Mm-hmm. C'è un radrocer appiccicato alla parete del box che si sta pulendo un occhio con la zampa. Dovresti poterlo vedere, sì. Sì, lo vedo, lo vedo. Taglia media, è grosso quanto un bastone tedesco. Io non ho idea di quanto possa essere robusto una bestia del genere, vero? E conoscenza della zona contaminata. Sì, non credo di avere, quindi no. Allora, io faccio cenno a Gianni di stare fermo e torno verso di loro, gli faccio un'altra parola di furtività. 25. Vediamo. E lui fa 20 più 6, 26. E quindi tirate tutti l'iniziativa, poi il Radrocher e Don Lurido hanno il round di sorpresa. Altri amici? Beh, direi che è ottimo, Gianni. Sì. Ottimo. Gianni, tu saresti colto la sorpresa a prescindere. Allora, abbiamo 20 per il Don, 19 per Nando, 17 per Jack, poi vediamo quanto fa il Radrocher. Il Radrocher fa 10 più una 11. E poi ci sono le formichine che portano il pane alla tana e poi c'è Gianni. Vabbè, io in realtà ho fatto poco perché non voglio rovinare la nostra furtività, ragazzi. Conto che li ammazzerete tutti voi. Questo è un raggirare difficoltà 20. Ok, Don, mezz'azione per te nel round di sorpresa. Non posso muovermi e nascondermi, vero? No, o ti nascondi o ti muovi, ma in questo momento non hai occultamento per nasconderti. Quindi posso muovere e basta? Quindi puoi muoverti e basta. Ok, lui invece dice, volare 9 metri. Cosa? 9, 3, e non ci arriva. Lui sorvola e però arriva qua. E fine del round di sorpresa, tocca di nuovo al Don. Posso nascondermi adesso? Adesso puoi nasconderti. Vabbè, però, porca miseria. Cioè... è comunque un 17, solo 10 meno di quello che hai fatto prima. Comunque, Nando. Ma invece, Master, con le conoscenze dei ragazzi, si possono fare domande sui mostri come si fa di solito con Pathfinder? Sì. Dovrei avere vecchio mondo e zona contaminata. E allora, tiri. Ora, se parte il dado, faccio qua... il mio primo tiro è stato 26, perché ho dovuto tirare due volte perché non mi partiva in conoscenze. 26, lui è una creatura relativamente comune e ha solo 4 da di vita, quindi fondamentalmente le sai tutte. Allora, Radrocher sono parassiti, di base puro visione, percezione tellurica, e sai anche da dire che in linea generale i parassiti, per via del fatto che sono ricoperti da un'armatura di chi tendono a essere relativamente meno suscettibili alle armi energia rispetto alle armi a proiettili solidi. Nel caso dei Radrocher questo non è proprio vero, perché la corazza di un Radrocher è particolarmente debole. Quindi sono più efficaci i colpi normali, quindi? Sono più efficaci i colpi B. Okay. Nella fattispecie, per questo esemplare, viste le dimensioni, probabilmente un Radrocher vecchio, deve avere qualche anno, più un Radrocher invecchia, più è probabile che abbia contratto o mangiato qualcosa di schifoso e quindi il suo morso sia effettivo. Ottimo. I Radrocher sono bravi a nascondere, pessimi volatori, sono paventati e infastiditi dalle luci forti. Poi, nella fattispecie, andando sul numerico, questa è una creatura da 4 da di vita e riduzione del danno, nel caso specifico, 3 sia da energia che da balistica. Perché, come dicevo, la corazza dei Radrocher non è così spessa. 3 mi sembra dignitoso comunque al massimo. E allora io dobbiamo decidere se fino a che punto vogliamo tenere attiva la furtività e se ne vale la pena, perché in teoria sarebbe anche possibile che Giacomo aiuta il Don a fiancheggiarlo per ucciderlo velocemente, se valutiamo che vale la pena cercare di fare furtività, perché comunque nulla esclude che sono già tutti allertati per lo sparo con... i mutanti del parcheggio. Non lo so, se vogliamo combattere in modo efficace prima o poi saremo costretti a sparare comunque. Ok, quindi andiamo. Io tutto sommato aprirei le danze con una bella raffica di colpi. E tu, ok, va bene. Colpo balistico, parti però.
Tiro 23. E tipo 13 più della sua classe armatura, quindi mi sa che l'hai preso. Ottimo, e allora sono 2 di 6 di danni. 10 danni. 10, 9, 8, 8 danni per il radrote. Ma finito l'azione, ragazzi. Tocca a Jack, ma che che devo non vede smuovere? niente da dove. Ah, master, posso fare un passetto di 1,5 m? Sì, perché c'è il radrote. Allora mi metto qua così lascio che Giacomo abbia la visuale. Bene, io direi che carico qua, dovrebbero essere 9 metri. Più che carichi di Addirittura un passo di nuovo più, posso fare qui? E sparo con le due pistole al testo Aspetta un attimo, Giacomo. Ti puoi mettere secondo tipo un po' più sotto in maniera che io ho la linea di me. carica lì per Sì. Prima paro col revolver. 7, 8, Ok. questo è preciso. Mi faccio un 24. Presissimo. Uno. Ma l'importante è il pensiero. Intanto vediamo di fare l'altro Non credo tiro. superi i 3 danni, quindi gli rimbalza sul suo carapace. Vediamo l'altro. Ho fatto 18. Preso. 10. 10. Tocca alla Radroce, a cui gli piaceva tantissimo il Don, ma il Don non lo vede più, ma vede un Jack che gli ha sparato Non è addosso. vero, tutto E finto. quindi, aprendo le sue alucce iridescenti, manda a quel paese i piani di Gianni perché charge malissimo. Quanto ha Ok, fatto? 5 più 5, 10, 11, 12. T'arriva Io di CA ho 16. uno scarafaggio gigante in faccia che cerca di mandibolarti via il naso, ma riesci a tenerlo dandogli i pugnetti. Molto meglio così che con un altro medico. Tocca a Gianni che è comunque in carica potenzialmente. Sì, la perché ho chiuso la porta. La posso fare andando qui, no? Sì. Ok, io estraggo la mia motosega, la accendo rumorosamente e parto a cercare di segare in due lo scarafaggio. 23, come si dice a Roma, è tanta fortuna. Preso. 17 danni, quindi Sì. buongiorno Porca Gianni. troia. 17, 16, 15, 14. Non è ancora morto? No, non è ancora morto. Hai mai sentito dire resistente quanto uno scarafaggio? Adesso sai il È perché. difficile eradicarli proprio. Sì, è adesso. Quindi io gli taglio la testa, ma quello ancora continua a muoversi. Esatto. E la testa attacca indipendentemente. Gianni, ti devi fare il lanciafiamme attaccato alla motosega comunque. Tanto utilizzi per entrambi il Quello è carburante. Gears, non è Fallout. No, Tocca non al Don. funziona. Potenzialmente puoi dare fiammeggiante a un'arma da mischia, quindi sì, avrebbe una versione custom dello Skishish Kebab. Da lì sei in furtivo perché tecnicamente dal tuo angolo in basso a destra vedi l'angolo in basso a sinistra Sì, oh, di sì, però non ci sta a portare 35 piedi, un Jack. Ah, devo stare entro 30, e quindi mi allora devo muovere tipo qua e poi dopo. Però se mi muovo qua poi posso spararmi in furtivo e sparo al tizio. Ho più dentro 9 ma metri, quindi tecnicamente dovrebbe. lui ha ancora la possibilità di fare percezione contro il tuo 17, ma non lo fa. Non lo Perché dovrei io gli ho tirare. Ah, tagliato la perché è testa. proprio quello. No, vabbè. Allora, e ti colpiamo al più 10. Più 10, meno 4, più 6. 23. Danni ballistici. 17, 16, 15, 14. Kablam! Sta un bagno in 44 per i suoi, ma sta talmente piccolo. E il Radrocer ci abbandona. Oh, quanto ci dispiace, ma tanto tanto. E viene spiaccicato per terra perdendo un micore verdastro. Io provo a rina. Anzi, ricarico, poi dopo ci nasconderemo. Master, lo schifo verdastro che ha mollato la bestia è in qualche modo utilizzabile per ricavarne qualcosa? Tipo un veleno, cose così? No, ma la carne di Radrocer è particolarmente nutriente. Ah, ok, allora cerco di ricavarne un paio di dosi. Ok. 4 carne di insetto. Non sembra esserci, non avvertite altre presenze qua.
La stanza dove siete, per terra ci sono ancora dei vecchi fogli, alcuni hanno il logo dell'Enea, alcuni portano scritte del vecchio mondo, ci sono pezzi dei neon del soffitto spaccati per terra. Io prendo un volantino dell'Enea come ricordo. In fondo alla stanza c'è un bancone con una porticina. Dietro al bancone potete vedere dei rottami metallici, probabilmente una volta era qualche tipo di robot. Lungo la parete sono allineati dei terminali e anche dentro gli sgabbiotti ci sono dei terminali. Solo uno di questi è acceso. Questo qua. Quello lì, sì. E in alto a destra invece cosa c'è? Una porta, una fessura? Non sta a Lì sinistra qua. vedete, ecco, lì c'è una porta. Allora, tanto di computer non ci capisco assolutamente una ceppa di niente. Quindi io con passo felpato andrei a sbirciare oltre la porta. Master, è una di quelle cose che si può sperare di fare con conoscenze del vecchio mondo? Cosa? Provare a guardare sti Usare il computer. computer? Tecnicamente provare a guardare il computer no, non è una prova, se poi il computer c'ha qualcosa dentro è informatica. Immagino di non essere l'unico che ci ha pensato di trovare qualche indizio, ma era per capire che prova di abilità sarebbe servita. Per esaminarlo nessuno. Allora esaminiamolo, ragazzi. Hai visto mai che ci Io sia guarda. un file con su scritto posizione del reattore.txt? Io mi avvicino veramente alla porta. Devo fare la prova di furtività, vero Master? Penso che forse sia furtivo. Il Don si smaterializza nell'aria. Ma dove No. finisce l'esca? E io allungo l'orecchio oltre la porta per sentire se c'è qualcosa che si muove poi. Intanto per Nando, questo è quello che il computer sta visualizzando in questo momento. Ok. Giorni, quindi 378.000 giorni fa sono cascate le bombe. Sì. Adesso abbiamo idea di che anno sia in realtà. Ufficialmente per voi la data è il 2120 qualcosa. Io posso controllare cosa c'è di interessante nella scrivania? Percezione. Ora, percezione. Pezzi di robot oramai arrugginiti, fogli con scritti dei numeri e dei nomi. Magari i fogli sarebbero buoni per accendere il fuoco, ma sono umidici. Poi sotto uno dei cassetti trovi quei strani biglietti con facce di persone serie che la gente del vecchio mondo usava al posto dei tappi. L'accenditiva di vedere. Sì, puoi usarli. Normalmente vengono usati per accendere il fuoco come segnalibro. Ora ne prendo uno per collezione. Così. Beh, giustamente, non si deve vedere. Io per esempio colleziono volantini. Io controllo invece queste, come chiamarli? Scusate un attimo, Ma signore, ho sono dei piccoli sentito cambiare box la ribalta. dove c'è una sedia e un altro tanto terminale del computer. Sono scassati, alcuni sono stati aperti e i fili portati via. Insomma, non c'è niente da depredare. Se c'era qualcosa di utile, è già stato preso. Incuriosito da questa fessura. Ci potrà andare? Non lo so, io ho la percezione, sto cercando di capire cosa percepiscono le mie orecchie da adesso. 25. Apparentemente sembra essere calmo. Con 25 senti una sorta di ronzio molto basso. Ronzio animale o ronzio di No, no, madre? ronzio meccanico. Me lo dici? Sì, certo. Ma che mi sta zitto. Potrebbe essere che questa struttura non sia del tutto distrutta. Io, Master, mi piazzo dove ho messo Sì. il token ed estraggo il fucile al plasma. Che dici? Oh, io vedo che tutti si mettono in allarme e mi tengo pronto col mio fucile qua. La porta è chiusa, ma non è lucchettata. Allora io apro la porta e faccio segno a Don. Prima del signore! No, no, si aprono così le porte. Ormai è tardi, ma non si aprono così le porte. Hai controllato la porta prima?